Remake brutti per tutti. Questo è un pochino lo slogan di oggi, del mondo odierno, in cui nuove IP non esistono. Non esistono perché cosa ti inventi le cose nuove? Sei impazzito? C'è così tanto materiale da rifare di merda che voglio dire, scusate, benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi per una top 5 vediamo 5 dei probabilmente peggiori remake o cose peggiori concettualmente, videoludicamente parlando, che poi risultano anche un insulto alla vecchia opera su cui si vuole rilavorare, mai viste in remake di grandi capolavori degli ultimi anni. Ma prima di cominciare, mi raccomando, gente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime top 10. E alla numero 5 andiamo con Resident Evil 3, il male residente in affitto, che però non ti paga le bollette né la quota mensile. Ora, Resident Evil 3, non sto qui a dirvi che è un brutto gioco di per sé. È un gioco, fine. Diciamo che si poteva fare di meglio, ma c'è un fronte però su cui veramente si scade nell'imperdonabile, soprattutto consapevoli di quello che è riuscito a fare il remake di Resident Evil 2, ossia un super lavoro di ricreazione del terrore aggiornato al nuovo millennio grazie soprattutto a Mr. X, che da bravo stalker quale è, ti segue con un'intelligenza artificiale davvero ben pensata in free roaming, cioè ovunque, va dove cazzo gli pare, detta in gergo tecnico, incessantemente, e fa paura per questo. E che occasione migliore servita su un piatto manco d'argento di diamanti e lapislazzuli per fare la stessa identica cosa col Nemesis. Era un passaggio perfetto, ma no, Nemesis resta un mezzo coglione, conseguenze scriptate nel 2020 e buchi amatissimi, zero inventive e tanti saluti, per non parlare poi di buone porzioni del gioco rimosse completamente, ma vabbè. Alla numero 4, Secret of Mana. A questi sono i remake Secret Trials della serie Mana degli anni 90. Molti di voi certamente, essendo troppo giovani, l'hanno soltanto sentito nominare questi giochi. Io stesso ci giocai anni dopo l'uscita su emulatore e non su Super Nintendo all'epoca. Oggi difficilmente reperibili, sono quindi rimasti lì nella loro teca cult. Sono dei JRPG celeberrimi, ma di quasi 30 anni fa, ecco, insomma, vecchiottini non c'è male. Quindi tu cosa fai se vuoi riaggiornare questi giochi? Magari vuoi mantenere l'estetica, le musiche che rimangono eterne, cambiare il gameplay a turni, visto 754 miliardi di volte, per aggiornarlo ai gusti di un pubblico nuovo che però ormai non considera più nulla nuovo perché ha già visto tutto quanto, non trova più niente una sorpresa. Una meccanica di gameplay che poi tra l'altro non è più una sorpresa da 20 anni, sai com'è? Quindi cosa hanno fatto? Il gameplay è rimasto uguale a turni senza nessuna modifica e hanno cambiato la grafica e la musica, che erano una cosa in 8 bit clamorosa, diventata della lounge asilo nido bar sulla spiaggia che non c'entra una mazza. Va bene, idee molto chiare sul futuro della serie Mana, direi, ossia non c'è futuro, soltanto il passato, ecco. E alla numero 3, Medieval Resurrection, o come si dice da noi altri, Medieval. Forse era meglio che non resurrectava, però. Se questo è il risultato, col nostro teschietto Sir Daniel, parlo non tanto del gioco remake sequel di 2 anni fa, che anche quello è particolarmente noioso per usare un eufemismo, ma della monnezza per PSP, pensate un po' che vi tiro fuori. Graficamente accettabile, bisogna ammetterlo, eppure per il resto accettabile. L'accetta non deve essere neanche troppo affilata, vi dico, una PSP va giù facile alla fine. Ora, dato il successo si voleva replicare su console portatile, si dissotterrarono le ossa del nostro eroe, che non fu lasciato, pace all'anima sua, a riposare nemmeno quelle di Zarok lo stregone cattivone, che in quella che era un pezzo di trama tagliata dal gioco originale e riutilizzata qui come trama principale, fa risorgere i morti per conquistare il mondo. Ah, forse c'era un motivo se quella parte di storia era stata appunto tagliata. Soprattutto Medieval aveva una prerogativa, faceva ridere, quindi mi sarei anche potuto accontentare se questo Resurrection non avesse fatto ridere e basta. E invece no, prova a far ridere e non riesce a far ridere, il che è peggio e fa incazzare. A temporary setback, I'm sure, sire. E alla numero 2, Luigi's Mansion, una grossa casa bella infestata da esplorare su uno schermo di dimensioni accettabili. Il gioco originale era per GameCube e funzionava per questo suo essere appunto per GameCube. La Nintendo, che ci vede sempre molto lungo, decise di rimaneggiare i controlli e il gameplay in favore del display e dei comandi nel Nintendo 3DS. Ma poi nel 2018 il Nintendo 3DS,
Ma chi ce l'aveva più? Ma giusto mia nonna. No, disse la Nintendo, ce l'hanno tutti e lo comprano tutti. Di fatto non solo lo portiamo su 3DS, ma bensì lo portiamo solo su 3DS. Esisteva già, vi ricordo, una cosa chiamata Nintendo Switch. Non so se avete presente il futuro sulla cresta dell'onda, ma anche no. Usate il nostro pennino touch per divertirvi come non mai. Letteralmente, perché se ci pensate parliamo di lingua adesso. Divertirsi come non mai. Cosa significa? Cosa indica quel mai? Cioè, divertirsi come mai nella vita, quindi ti stai divertendo tantissimo. Perciò divertirsi come non mai, che nega questo assunto, è che è una merda. Non ti stai divertendo per niente. E in effetti anche la Nintendo non si stava divertendo per niente, considerando che il Nintendo 3DS poi uscì di produzione l'anno dopo. Mario will be trapped forever. E la numero 1, Space Raiders. Sì, il titolo assomiglia a Space Invaders, è vero. E questo perché è il remake di Space Invaders. È dura, lo so, ma esiste. Esiste, e non solo, è pure una merda. Non ci sarà bisogno di remakeare quel vecchio capolavoro ancora oggi divertente di Space Invaders, manco nel 3000, quindi di sicuro non c'era bisogno di farlo nel 2004. Quando si pensò bene, certo, come possiamo rendere appetibile al nuovo pubblico un gioco in cui devi sparare a degli alienini composti da due poligoni in fila e basta? Iniziando il gioco con una gnocca nuda sotto la doccia, ovviamente, è chiaro. Space Invaders, signori, la trama è quella, che poi si mette su detta gnocca, però non più nuda, a sparare a alienini in fila, solo che in 3D. Perché ai giovani di oggi gli piace questa cosa del 3D, lo sapevate? Sarà un successore. Spoiler, non lo fu. Quando guardare Space Invaders ti fa pensare a lui con un po' di tenerezza, perché Dio santo, può esistere un concept anche visivo più semplice di quello, ma salta fuori che una linea 2 pixel in croce son meglio della tecnologia. Cioè, questo è un grande insegnamento per davvero, che funziona anche per il cinema, per tutti. Thank you.